10 anni nell'ombra, il ladro Garrett torna dall'oscurità grazie al lavoro di Eidos Montreal, un team di sviluppo che ha già dimostrato di saperci fare con i reboot, come confermato da Deus Ex Human Revolution e Tomb Raider. A ridosso del breve prologo, prendiamo familiarità con il nuovo Garrett e la città senza nome. A fronte di una messa in scena elegante, purtroppo la trama non riesce mai a decollare del tutto, e la catena di eventi risulta piuttosto fumosa e manca di adeguate caratterizzazioni dei comprimari. Fortunatamente, a compensare ci pensa un gameplay piuttosto solido, il quale, soprattutto in certi aspetti, riesce a restituire con grande lucidità la sensazione di trovarsi nei panni di un'avida creatura della notte. Garrett si muove veloce nelle ombre, grazie a un free run e a una veloce scivolata, ottima per passare da una zona d'ombra all'altra. Eppure, affrettare l'attraversamento degli 8 livelli lineari proposti dalla trama sarebbe davvero un peccato. Sebbene l'obiettivo da raggiungere sia sempre in bella evidenza, lungo il cammino sarà possibile compiere deviazioni in cerca di preziosi da sottrarre, accumulando denaro utile ad acquistare armi e potenziamenti. Quando invece si rimarrà sul sentiero tracciato dalla trama, ci si troverà sostanzialmente ad affrontare un percorso ad ostacoli, intervallato da brevi sequenze di pura narrazione. Di missione in missione si esploreranno diverse location della città, a volte più lineari, altre invece strutturate come veri e propri labirinti, e naturalmente costellate di guardie e trappole. Anche in questo caso, gli sviluppatori hanno lavorato sull'accessibilità con la modalità concentrazione. Alla pressione mantenuta di un tasto si potrà godere di un'evidenziazione di tutti gli elementi interattivi in vista. La buona notizia per coloro interessati ad una sfida più complessa è che la gestione del livello di difficoltà in TIFF può cambiare drammaticamente l'esperienza di gioco. A parte i 3 preset di base, c'è infatti un quarto livello di difficoltà completamente personalizzabile, dove attivando o disattivando certe variabili è possibile cucirsi addosso l'esperienza desiderata. Giocato senza concentrazione e altri aiuti disattivati, TIFF cambia completamente faccia e richiede uno studio millimetrico delle proprie mosse all'interno dei livelli. Per quanto le ambientazioni offrano sempre diverse alternative per arrivare all'obiettivo, il level design non riesce a comunicare un vero e proprio senso di apertura. Laddove un altro erede spirituale dell'originale TIFF, ossia Dishonored, era riuscito ad offrire un respiro molto ampio in questo ambito, il lavoro di Eidos Montreal presenta lunghe sequenze del tutto lineari, dove la scelta potrà tutt'al più essere relativa all'ordine in cui tramortire o evitare le guardie. Non farà onore al design delle missioni, ma alcuni dei momenti migliori offerti dal gameplay di TIFF li abbiamo vissuti infarcendoci le tasche di oggetti di dubbia utilità, ma di certo valore. Una cleptomania virtuale che si adatta molto bene allo spirito della saga. Oltre alle divagazioni in cerca di bottino durante le missioni principali, TIFF offre anche diverse missioni secondarie, da rintracciare personalmente esplorando i vari quartieri della città. Di contro, perseguire gli obiettivi principali, sia ben chiaro, non rappresenta un'attività mal sviluppata o complessivamente noiosa, semmai troppo lineare e già vista, anche nei suoi momenti più spettacolari, e poco trascinata da una trama che non decolla mai. Per quanto non siano essenziali al completamento delle missioni, i gadget di cui Garrett dispone possono risultare molto interessanti. A disposizione ci sarà un assortimento di frecce letali, una freccia dotata di corda, che concederà elevazioni in specifici punti, e ancora ad acqua per spegnere le torce, infuocate per creare diversivi ed esplosive per gli approcci più movimentati. Sebbene sia meno libero del previsto, dato che quasi tutti gli strumenti elencati possono essere impiegati solo in specifici punti dei livelli, l'utilizzo creativo dei gadget può dare discrete soddisfazioni durante la progressione. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, abbiamo riscontrato alti notevoli e qualche occasionale basso. A volte capiterà di rimanere sorpresi per il modo in cui le guardie si insospettiscono al minimo segno di passaggio di Garrett, altre volte invece si dimostreranno meno sveglie, limitando molto le aree di ricerca nel caso si finisca per commettere un passo falso. In ogni caso, da metà avventura in avanti, arrivare al confronto diretto con le guardie significherà, nella maggior parte dei casi, finire dritti al game over. Ciononostante, a volte capiterà di incappare in alcune debolezze a livello di game design. Ad esempio, la struttura a compartimenti stagni dei livelli può essere sfruttata per affrettare il superamento di alcuni punti critici. Naturalmente, alzando il livello di difficoltà, usare questi espedienti a proprio vantaggio diverrà più difficile. La longevità nel complesso ci ha soddisfatto. Una prima passata a livello medio, completando solo alcuni degli incarichi secondari, ha richiesto 9 ore abbondanti. A prescindere dal livello di difficoltà scelto, arrivati a fine gioco sarà possibile continuare ad esplorare la città, completando gli incarichi secondari lasciati in sospeso e la ricerca dei bottini speciali, che potranno essere ammirati nel covo di Garrett. A lato della campagna e delle missioni secondarie, TIFF offre una serie di sfide, ambientate nei medesimi livelli giocati nella trama, ma con scopi differenti. Sfidando il tempo ci si troverà ad accumulare più bottino possibile, evitando le guardie e rubacchiando tutto quanto capiterà a tiro. Visivamente, la versione PC da noi provata ci ha colpito per il polygon count dedicato a ambientazioni e personaggi, con un ottimo lavoro svolto in particolare sulle animazioni. Davvero notevole l'illuminazione dinamica.
La versione PlayStation 4 mostra invece in maniera più evidente i segni della natura cross-gen del titolo. Le texture meno definite, il filtro anti-aliasing meno efficace e il frame rate meno stabile mettono in evidenza un'ottimizzazione non troppo accurata. Thief è un gioco dalle molte qualità, non tutte immediatamente evidenti. Peccato per la narrativa debole, soprattutto considerato il buon lavoro fatto dal punto di vista del setting e per una linearità davvero troppo accentuata nello svolgimento delle missioni principali. Coloro disposti a mettere da parte queste mancanze, tuttavia, troveranno nel lavoro di Eidos Montréal uno stealth game ben strutturato dal punto di vista del puro gameplay, in grado di offrire una sfida di primo piano, soprattutto impostando a dovere la difficoltà. Sebbene il fascino dei lavori di Looking Glass Studio appaia lontano, questo nuovo Thief si distingue per un'offerta ludica complessivamente solida, al limite del pragmatismo. Una qualità che ogni buon ladro dovrebbe avere, e non è un caso che proprio nel furto questo reboot trovi i suoi momenti più riusciti.